Saluto i nostri telespettatori di Siena Web TV e Sea Channel. Riprendiamo i nostri incontri con i medici dell'unità sanitaria locale Toscana Sud-Est, come ogni anno, ringraziando in anticipo sia l'ufficio stampa, ovviamente, dell'unità sanitaria. E in questo caso ringraziando particolarmente il dottor Claudio Lucii che abbiamo in collegamento con noi via Zoom. Il dottor Claudio Lucii, leggo per evitare, mi scusi dottore, leggo per evitare e mi auguro di aver rilevato correttamente gli incarichi che lei ha. Il dottor Claudio Lucii è il direttore responsabile della struttura complessa di psichiatria di Siena. Il dottor Lucii ha sempre prestato servizi all'interno dei servizi di salute mentale del sistema sanitario della Toscana, presso la ex USL 32 dell'Amiata, presso la ex USL 19 della Valdelsa e presso la ex USL 7 di Siena. Dottore, ho sbagliato qualcosa? No, no, giusto, è corretto, è corretto. Meno male, meno male. Nel servizio pubblico, sì. Sì. Allora, la prima domanda che le pongo mi viene suscitata dall'attuale ripresa, ovviamente, del Covid, cioè stiamo osservando in Italia e nel mondo, vorrei dire, una ripresa delle, chiamiamole, infezioni da Covid-19. Ora, questi nuovi eventi seguono di fatto il drammatico periodo del lockdown e anche delle implicazioni economiche, ovviamente, che il lockdown prolungato ha generato. Tutto questo, immagino, dal mio punto di vista, che non è un punto di vista medico-sanitario, che abbia comportato degli impatti significativi sulla popolazione in generale, certamente all'interno delle unità sanitarie, delle varie unità sanitarie, ha avuto impatti diversi. Ecco, il suo credo che sia un punto privilegiato di osservazione per gli impatti a livello psichiatrico, perché questo è il suo mondo, sulla popolazione. Qual è lo stato dell'arte attualmente, ovviamente in generale, ma ci interessa soprattutto sul nostro territorio? Certamente è stato un periodo molto duro, soprattutto quello del lockdown serrato. Noi siamo però riusciti praticamente a tenere aperto quasi tutti i nostri servizi. Abbiamo chiuso solo per un breve periodo il centro diurno di Via Nino Bixio, poi abbiamo tenuto aperto i centri di salute mentale in tutta la provincia e quindi anche qui a Siena, ovviamente con degli accessi ridotti e controllati, e soprattutto abbiamo messo in atto tutto un sistema di supporto alle persone utilizzando le vie telematiche. La più usata, la più corrente è stata senz'altro il telefono, le videochiamate, ma anche le chiamate per via chat. Quindi abbiamo comunque anche il ritorno che ci è stato dato dai nostri pazienti e che anche in quel periodo durissimo si sono comunque sentiti supportati dai professionisti del servizio, dai medici psichiatri, psicologi, educatori e infermieri. Quindi il riscontro è stato positivo. Come vissuto, quindi non si sono sentiti abbandonati, perché il problema in quei momenti, in quei mesi drammatici che abbiamo vissuto, era un po' anche il nostro cruccio che le persone non si sentissero isolate, abbandonate, e non uscire. Non poter avere relazioni sociali potesse portare a quelle condizioni di grave sofferenza, di disagio. I nostri pazienti, nella stragrande maggioranza, nonostante tutto, si sono sentiti supportati anche durante quel periodo. È inutile dire che ci sono stati in quel periodo, e la situazione
avviene tuttora un incremento di disturbi e di disagi. Tutti noi, ci sono degli studi scientifici che dicono che è aumentato molto anche l'uso dei farmaci ansiolitici durante questo periodo. Ci sono degli studi fatti in Italia, ma anche all'estero, che dicono che più o meno dappertutto c'è stato un incremento dei farmaci ansiolitici e anche antidepressivi, perché i disturbi più comuni sono stati i disturbi del sonno, l'ansia, la depressione. Quindi c'è stata ovviamente una condizione di disagio forte che permane tuttora, devo dire, che ha portato a un incremento notevole di accessi di persone presso i servizi di salute mentale pubblici, presso il pronto soccorso, dai medici di medicina generale, con questa tipologia di disturbi. Come abbiamo visto, che come era prevedibile, appunto, c'è un incremento del consumo nella popolazione degli antidepressivi, che già di per sé era abbastanza alto, purtroppo, nella nostra regione, e c'è stato un ulteriore consumo di farmaci antidepressivi. Quello che è più a sicuramente le situazioni di lockdown, soprattutto, hanno portato anche a un incremento delle situazioni conflittuali all'interno delle famiglie. Quindi c'è stato un incremento di atti di aggressività nei confronti delle donne. C'è una condizione di tensione superiore nella società, per cui è molto più difficile riuscire a gestire quelle relazioni che già erano relazioni problematiche prima dell'inizio del Covid, e quindi hanno portato poi a una condizione di squilibrio all'interno del sistema familiare. La cosa molto preoccupante, e che devo dire abbiamo fatto un po' di tutto per cercare di ostacolarla, noi con i nostri colleghi degli altri servizi, del servizio dell'infanzia e adolescenza, del SERT, e con i servizi sociali, c'è stato un danno, che sicuramente è un danno che porteremo poi nel tempo. Questo danno si protrarrà sui giovani, sugli adolescenti e sui giovani adulti. Noi abbiamo qui a Siena, in particolare nella zona senese, un gruppo di lavoro che si occupa di questa fascia di età, che è la fascia di età che va da 15 a 25, la fascia di età più a rischio per l'insorgenza di disturbi psichici. Se lei pensa che la letteratura internazionale ci dice che il 75% dei disturbi mentali gravi insorgono dai 15 ai 25 anni, cioè quella la fase più critica, quella dell'adolescenza, della tarda adolescenza e dell'ingresso nell'età adulta. Noi abbiamo qui a Siena un gruppo integrato che lavora con tutti gli operatori, non solo della salute mentale adulti, ma anche dell'UFSMIA, del SERT, del consultorio, dei servizi sociali, per cercare in questa fascia soprattutto di fare interventi precoci e anche interventi di prevenzione. Abbiamo un gruppo di operatori abbiamo aperto degli sportelli di ascolto, proprio come servizio di salute mentale, in quattro scuole superiori del comune di Siena. Ovviamente il tutto l'abbiamo continuato anche durante il lockdown, attraverso appunto quei meccanismi che dicevo prima, il telefono, le videochiamate, molto ridotte rispetto. Ora abbiamo ripreso, e in questi giorni i nostri operatori sono tornati nelle scuole a svolgere appunto questa funzione importante di ascolto, soprattutto nella fascia dei giovani, dei ragazzi, degli adolescenti. Quindi questo è. Abbiamo visto purtroppo una presenza di danni che sono stati anche causati dalla DAD, cioè dalla impossibilità di svolgere una funzione che in questa fascia di età è fondamentale, cioè quella dell'interazione, quella della socialità, quella di stare insieme agli amici, dove è una fase dell'età dove si apprende molto anche per imitazione, dove si crea il gruppo, si crea la personalità. Questi danni, ovviamente, noi in questo momento li vediamo in parte, probabilmente si protrarranno anche nel futuro. Speriamo di recuperare, cioè di far sì che si possa in qualche modo
mantenere assolutamente attiva, ad esempio, l'attività scolastica, che è fondamentale, quindi no alla DAD, ma cerchiamo di mantenere più attiva possibile la vita della comunità scolastica, è comunità dove ci si trova insieme, dove si vive, dove si svolgono parecchie delle nostre funzioni di socialità in quegli anni lì, e la scuola è fondamentale, è un presidio. La scuola è un presidio fondamentale per la salute mentale dei nostri giovani. Lo studio, lo stare insieme ai compagni, fare con loro quello che normalmente i giovani hanno bisogno di fare, hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di fare attività sportiva, hanno bisogno di stare insieme agli altri, soprattutto di stare insieme agli altri e di condividere pezzi importanti della loro formazione. Questo richiamo è fondamentale, è un monito, diciamo, per tutte le istituzioni di fare quanto possibile perché questo possa accadere. Vorrei proseguire proprio su questo suo indirizzo. Leggo, ho letto dalle testate giornalistiche che l'hanno intervistata nel momento dell'assunzione del suo incarico, che lei ha riaffermato il suo impegno per la costruzione e lo sviluppo di servizi di salute mentale di qualità all'interno della provincia di Siena, e questo va bene. Ma l'altra affermazione importante è proprio quella alla quale lei ha fatto alcuni già riferimenti, e è quella legata all'impegno verso una stretta collaborazione con tutte le realtà di tipo ospedaliero ed extraospedaliero di prossimità al seguimento della salute mentale degli adulti, dell'infanzia e dell'adolescenza. Ecco, ci può illustrare cortesemente l'organizzazione della struttura complessa che lei dirige e come l'utenza, il cittadino, la collettività può accedere ai vostri servizi e come addirittura vi correlate con le altre entità, io le chiamo così in modo improprio, che lei ha già richiamato, in modo tale, come dire, da avere una maggiore chiarezza di quella che è la struttura che viene posta a supporto della collettività. Grazie. Sì, dunque il servizio pubblico di salute mentale dell'azienda USLA 7 di Siena è presente ovviamente su tutto il territorio provinciale. Noi abbiamo tre centri di salute mentale, quello che è per la zona senese, quello da cui vi parlo, è in via Roma 56 a Siena, all'interno dell'ex presidio dell'ospedale psichiatrico. Abbiamo poi un centro di salute mentale a Chianciano Terme, che è prospiciente praticamente al distretto socio-sanitario a Chianciano, e abbiamo un terzo centro di salute mentale a Colle Valdezza. Questi centri di salute mentale sono aperti tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20. E si accede attraverso questi centri anche in modo diretto, cioè il cittadino, il familiare, il genitore, il parente può venire senza appuntamento, anche senza appuntamento, al centri di salute mentale, sia di Colle Valdelsa, sia di Siena, sia di Chianciano, e troverà lì professionisti, quindi un servizio di prima accoglienza costituito da infermieri e medici. Noi in questi centri di salute mentale abbiamo sempre presente uno psichiatra degli adulti, ovviamente si sta parlando di attività degli adulti, uno psichiatra presente tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20. Il nostro telefono è sempre aperto, lo stesso dalle 8 alle 20. Quindi chiunque può chiamarci. Abbiamo ovviamente, diamo una precedenza, ad esempio, questo telefono non solo ai pazienti, ai parenti, ai familiari, ma anche ai medici di medicina generale con i quali noi lavoriamo in stretto contatto. Questo è un primo livello, un accesso diretto. Un secondo livello è quello che passa per le vie ordinarie nel nostro sistema, nel nostro servizio sanitario, figura fondamentale
e è sicuramente, dovrà anche esserlo di più, tornare ad esserlo di più, a mio parere, il medico di medicina generale. Quindi chi vuole accedere alle visite psichiatriche, alle visite psicologiche, a una prima consulenza psichiatrica, accede normalmente con la richiesta del proprio medico di medicina generale, telefona non al CUP, telefona direttamente al numero del centro di salute mentale, dove troverà, perché non al CUP? Perché in questo modo dalla parte di là del telefono trova un professionista della salute mentale, quindi trova un infermiere del servizio di salute mentale, il quale infermiere ha varie poi possibilità. Può semplicemente dare l'appuntamento con lo psichiatra di riferimento. Importante sapere che noi ovviamente come servizio pubblico garantiamo la prestazione, non garantiamo il professionista. A Siena siamo 9 medici che lavoriamo sul distretto della zona senese, ciascuno di noi ha una propria zona. Perché? Perché ha poi rapporto con i servizi sociali, con i servizi dell'infanzia, con i medici di medicina generale di quella zona. Quindi il cittadino telefona, prende l'appuntamento, dalla parte di là ci trova un infermiere, il quale gli fa, vede se è opportuno dare l'appuntamento o se è opportuno dare altri consigli fino a dare il consiglio di poter venire direttamente perché magari la situazione è veramente urgente. Quindi si accede, c'è un registro dove si accede alle visite. Le visite vengono svolte qui all'interno del centro di salute mentale di Siena per il comune di Siena, ma poi noi abbiamo 10 ambulatori distrettuali, quindi siamo dislocati, i professionisti sono dislocati. Gli psichiatri su tutto il territorio della zona senese, quindi abbiamo ambulatori a Montalcino, Rapolano, Rosia, Monticiano, Castellina Chianti, Gaiole, forse me ne Asciano, forse me ne dimentico, Monteroni d'Aglia. Quindi abbiamo questa capillarizzazione degli interventi e lì nel distretto ovviamente lavoriamo fianco a fianco poi con l'assistente sociale del distretto, con i colleghi eventualmente di medicina generale e quindi è questo lavoro, diciamo, giornaliero, capillare è una rete che viene tessuta e che tiene in piedi poi il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato che ogni persona ha. Ovviamente abbiamo anche per le urgenze l'intervento di primo livello urgente viene svolto dal 118 come tutte le altre emergenze sanitarie. Abbiamo al nostro pronto soccorso un servizio di psichiatria presente alle scotte H24, cioè c'è sempre uno psichiatra di guardia al pronto soccorso delle scotte. Questo servizio lo condividiamo con la clinica psichiatrica dell'azienda e con l'azienda ospedaliera. Il nostro reparto di ricovero è collocato all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria senese e abbiamo 8 posti letto per i ricoveri urgenti e per il trattamento delle situazioni più urgenti. Poi, oltre ai centri di salute mentale, noi abbiamo a disposizione anche e lì si accede con un progetto individualizzato, quindi quando già l'equipe curante ha preso in carico la persona, il centro diurno di via Nino Bixio, che è aperto tutti i giorni feriali, e 3 strutture residenziali per progetti per trattamenti di lungo termine, riabilitativi residenziali, dove si accede però sempre tramite un invio dell'equipe curante. Nella nostra struttura che è collocata a Ponte Attressa e le nostre 2 strutture socio-riabilitative che sono collocate in Viale 24 Maggio, sono 2 piccole strutture, una di 6 e una di 5 posti letto.
Dottore, questo format si chiama Medicina Risponde e quindi le informazioni che lei ha dato sono di grande utilità per i nostri telespettatori o anche una volta acquisite da qualche telespettatore per i propri parenti, amici e quant'altro. Ora, lei ci ha dato tante informazioni e vorrei ritornare, o meglio, ricollegarmi con la domanda conclusiva. Ringraziandola ovviamente del tempo che ci sta dedicando al discorso dei giovani, che sono, immagino, un po' per tutti noi, l'elemento, diciamo, di dinamicità che più ci interessa. E vorrei ricollegarmi anche a quel passaggio in cui lei ha puntualizzato, ha focalizzato, ha posto l'attenzione sull'importanza della riduzione o della eliminazione della DAD, perché la scuola è uno, diciamo, dei luoghi, dove meglio si può, diciamo, portare avanti la crescita relazionale e psicologica di un soggetto giovane. Ora sappiamo, l'abbiamo letto sui giornali, che ci sono stati circa, o vorrei dire oltre 500.000 abbandoni della scuola da parte dei giovani. Questa è un'indicazione che segue quanto lei ci ha già detto e l'importanza, la rilevanza appunto della scuola. Io le faccio questo tipo di domanda: che differenza esiste tra un disturbo psichiatrico e un disturbo di tipo psicologico? E come sempre facciamo noi, al termine di una intervista, in conclusione di un'intervista, chiediamo ovviamente al professionista della sanità, io le chiamo così, in modo anche improprio se vuole, ma questo è secondo me, alcune pillole, alcuni suggerimenti. Come possiamo aiutare i genitori piuttosto che gli amici, ma penso anche agli istitutori che sono, negli istituti o anche a un responsabile della gestione di risorse umane, come possiamo aiutarli per orientarli verso un certo tipo di problematica, cioè una problematica che potrebbe sembrare più di tipo psichiatrico piuttosto che una che potrebbe far ritenere che sia di tipo psicologico. Ecco, qualche pillola di suggerimento, perché poi lei le indicazioni su dove rivolgerle gliele ha già date tutte praticamente. Ecco, grazie dottore. Sì, dunque è fondamentale fare gli interventi e avere il focus sull'infanzia, sull'adolescenza. Quindi quello che è importante è sicuramente fare degli interventi, il più, quando parlo di interventi però non mi riferisco a interventi medici, ma a interventi di ampia natura, quindi anche semplicemente di carattere relazionale, di consulenza, quando ovviamente si crea una condizione di disagio. Cioè, lei ha fatto riferimento all'abbandono scolastico, che è un problema che in Italia è molto presente, purtroppo molto più presente nelle regioni meridionali, ma è presente anche da noi. Quello è già un segnale. Quello è già un segnale, perché se un giovane si isola, non ha più la necessità, non sente più la necessità di andare a scuola, quindi di frequentare i compagni, gli insegnanti. Quindi il ruolo degli insegnanti per me è fondamentale, cioè avere dei buoni insegnanti, dei buoni maestri a cui riferirsi è fondamentale. Già l'abbandono scolastico è un elemento che ci deve mettere a accendere la lampadina, no? Cioè, nel senso, la deve far accendere ai genitori, ma la deve far accendere anche alle istituzioni.
soprattutto quando c'è l'obbligo, in quegli anni ancora dell'obbligo scolastico, c'è qualcosa che non va. Vuol dire che si sta, le malattie mentali non è che si formano così per caso, diciamo, oppure vengono per predestinazione genetica. Sicuramente ognuno di noi ha la sua vulnerabilità, però prima c'è una condizione di sofferenza nel giovane, poi c'è una condizione di vero e proprio disagio che magari si manifesta appunto nel non volere più andare a scuola. Se questo disagio permane a lungo, si creano proprio a livello cerebrale nel nostro sistema nervoso dei meccanismi tali che poi è difficile tornare indietro e si creano delle vere e proprie malattie poi nel corso del tempo e hanno bisogno di una cura, quella sì, specialistica, farmacologica, psicoterapeutica. Quindi intervenire precocemente quando c'è una condizione di disagio negli adolescenti, nella giovane, ma anche nell'età infantile, quindi bambini che già a scuola manifestano dei disagi a stare insieme a compagni, no? Si sente tanto dire, ma questo bambino, non, a parte che non fa niente a scuola, ma poi non riesce a stare insieme a compagni, ci sono delle situazioni in cui li picchia oppure viene picchiato lui. Quindi sono situazioni di allarme che devono subito metterci, far accendere la lampadina e muoversi. Quindi ci sono le istituzioni, quindi la scuola è in primo luogo la famiglia, che ovviamente ha un ruolo fondamentale, è inutile che lo dica, sono le due grandi agenzie educative, no? La scuola, la famiglia, lo sport, l'attività, la socializzazione. Lo sport ha un valore enorme dal punto di vista educativo, quindi fare sport fa bene non solo alla salute fisica, ma fa bene anche alla salute mentale. Di solito chi fa sport per molti anni poi è un adulto che vive anche meglio. Però bisogna mettere anche questi ragazzi, bambini, nelle condizioni di farlo, ovviamente. Quindi ci sono dei segnali di allarme. Quando nella prima infanzia, alla scuola elementare, già c'è questa difficoltà a stare con i compagni, è un segnale che comunque va capito come mai, qual è la sofferenza, qual è il messaggio di disagio che quel bambino ci sta dando in quel momento lì. Qual è il problema? Di solito non è mai un problema che riguarda lui stesso, ma un problema che riguarda magari il nucleo familiare, le difficoltà. Noi abbiamo visto in questi mesi che sono stati tanti, l'aumento delle condizioni di povertà. Quindi se noi riuscissimo a far uscire, in Italia abbiamo tantissimi bambini che vivono in condizioni di povertà, cioè quindi bisogna, qual è il primo intervento di salute, i due più interventi importanti di prevenzione della salute mentale? Nessuno deve essere povero, tutti devono avere il minimo per vivere, prima condizione di prevenzione. La formazione e la scuola sono questi due ambiti su cui i giovani ovviamente bisogna cercare di aiutarli. Nell'adolescenza diventa un problema ancora un po' diverso, però i segnali di allarme più importanti quali sono? Quando il ragazzo che ha una condizione di vita per cui va a scuola, mantiene buone relazioni sociali, magari fa sport, ha amici, ha relazioni affettive, comincia a escludere queste cose, magari appunto smette di andare a scuola oppure di andare al lavoro, non ha più, smette di frequentare gli amici, quando c'è un cambiamento nella normale attività di vita. Questo cambiamento è qualcosa che ci deve far mettere in moto, quindi mettere in moto i genitori, mettere in moto la scuola e chi ha a che fare con questa condizione. Quindi quando un ragazzo tende a isolarsi, se noi si pensa che in Italia purtroppo all'incirca il 25% dei giovani tra 15 e 24 anni né studia e né lavora, quello è il focus su cui mi sembra tutti i governi dovrebbero, perché loro poi sono il nostro futuro. Uno su quattro né studia e né lavora.
Poi un'altra condizione che noi vediamo sempre di più aumentare anche nella nostra realtà, il fenomeno degli hikikomori, cioè il giovane che si chiude in casa, si chiude letteralmente in casa, non esce più, si crea un mondo virtuale, aiutandosi anche ovviamente con computer, cellulari, però non è la causa quella lì, quella è la conseguenza. La causa è che questo ragazzo, questo giovane, smette di andare a scuola, smette di lavorare, si chiude proprio letteralmente dentro, si ricovera all'interno della sua camera, della sua casa, spesso proprio della sua camera, e taglia tutti i tipi di rapporti. E guarda, e bisogna pensare che questi ragazzi, che noi spesso siamo chiamati a valutare, spesso, non hanno a volte, qualche volta sì, è il primo segnale di un disturbo psichico importante, ma spesso non hanno malattie mentali, tra virgolette, ma vivono questa condizione di ritiro da una società che non li accoglie, che non li capisce, dove non trovano elemento, motivo per cui stare. Questo fenomeno si chiama Hikikomori. È particolarmente presente, molto presente nella cultura orientale, soprattutto in Giappone, ma anche in Italia cominciamo a vedere queste condizioni di ritiro. Quindi la cosa che direi ai genitori che hanno un giovane adolescente di, come dire, è fondamentale l'ascolto, lo stare insieme ai ragazzi, non dare giudizi, non giudicarli. Ascoltarli, stare insieme, condividere momenti di vita. I genitori purtroppo spesso oggi ha poco tempo per farlo perché deve andare a lavorare, bisogna lavorare, perché bisogna tenere a un livello di reddito sufficiente ovviamente per il nucleo familiare. Quindi i genitori non è che non lo vogliono, spesso non lo possono proprio fare di condividere insieme ai loro figli delle esperienze di vita. Bisogna aiutarle queste famiglie da tutti i punti di vista, non solo economico, ovviamente. Però direi a questi genitori il consiglio è state con i vostri figli, cercate di capirli, non li giudicate, non date dei giudizi e delle regole imperative, ma cercate di vedere dentro di loro qual è il loro modo di essere e stare con loro senza dare giudizi. Un campanello di allarme se il giovane o la giovane cambia modalità di vita, soprattutto modalità di vita in cui tende a isolarsi. Questa è una cosa che ci deve mettere un pochino in allarme subito. Si può chiedere aiuto al proprio medico di medicina generale in prima istanza, ai servizi del consultorio, che anche questi sono presenti sul nostro territorio, anche a Siena, e hanno una funzione, svolgono una funzione importante. E da lì poi, eventualmente, anche ai servizi specialistici se c'è bisogno delle dipendenze o della salute mentale. Dottore, noi la ringraziamo tantissimo per questa intervista, per questi suggerimenti, per questa fotografia che lei ha fatto, che è una fotografia nell'attualità, che ci auguriamo possa migliorare, cioè diventare come ogni bella fotografia più colorata nel tempo. E le auguriamo buon lavoro, perché comprendiamo il valore del servizio che voi rendete alla comunità. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie.